Quest'altro esercizio ci chiedono di determinare solamente l'intervallo di convergenza. Per adesso stiamo ancora trattando le serie di potenze e esercizi riguardanti la determinazione solamente dell'intervallo di convergenza e del raggio di convergenza. Tra un po' inizieremo anche quelli dove ci chiedono anche gli intervalli di convergenza totale e uniforme, quindi non vi preoccupate, farò anche quelli, come d'altronde non vi deludo mai riguardo la quantità di esercizi proposta. Data questa serie di potenze, in realtà l'esercizio ci chiede di determinare l'intervallo di convergenza della serie di funzioni sommatoria per n che va da 1 all'infinito di n al quadrato che moltiplica e elevato n che moltiplica aperta la tonda il valore assoluto di questo rapporto x più 5 fratto x meno 5 meno x chiusa la tonda. È evidente che abbiamo a che fare con una serie di funzioni, ma che possiamo ricondurre a una serie di potenze, ponendo ad esempio, ponendo e elevato, come potete vedere, e elevato n che moltiplica il valore assoluto di x più 5 fratto x meno 5 meno x, la possiamo scrivere come, per una nota proprietà delle potenze, in particolare la potenza di potenza, come e elevato modulo di x più 5 fratto x meno 5 meno x. Tutto quanto elevato alla n. Eccolo là, vedete? E allora, detto questo, ponendo y, ad esempio, o t, se volete, uguale a e elevato modulo di x più 5 fratto x meno 5 meno x, andremo a ricondurre questa serie di funzioni ad una serie di potenze. Quindi, vedete che la tonda è una serie di potenze, è un tipo di serie di funzioni, è una serie di funzioni, e quindi in pratica andiamo a studiare la convergenza, l'intervallo di convergenza è chiaramente assoluta, chiedo scusa, della seguente serie di potenze, n al quadrato per y alla n, vedete come che è nella una serie di potenze di punto iniziale y con 0 uguale 0, avendo posto y uguale e elevato modulo di x più 5 fratto y meno 5 meno x. Vedete come è possibile sempre ricondursi a una serie di potenze elementare più facile. Calcoliamone il raggio di convergenza naturalmente per quanto riguarda questa serie di potenze. E poi al posto della y, determinato l'intervallo di convergenza in y, risostituiremo il valore che ci è stato dato. Per determinare il raggio di convergenza, in questo caso possiamo utilizzare tranquillamente il criterio di D'Alembert del rapporto, andando a fare il limite del rapporto tra a con n più 1, che in questo caso la nostra a con n vedete è n al quadrato, quindi avremo un n più 1 al quadrato proprio fratto a con n che è n quadrato, ovvero il limite per n tendente all'infinito del modulo di, visto che entrambi, numeratore rispettivamente denominatore, sono elevati al quadrato, scriveremo n più 1 fratto n tutto elevato al quadrato, ma n più 1 fratto n lo possiamo scrivere come 1 più 1 su n è infinitesimo quando n va all'infinito, 1 più 0 1, 1 al quadrato 1, questo limite fa evidentemente 1. 1 fatto 1 1, il raggio di convergenza vale 1. E quindi se vale 1 dovremmo scrivere che l'intervallo di convergenza assoluta sia serie quindi di potenze, di funzioni se considerata, converge assolutamente se il modulo di y è minore strettamente di 1. Non sappiamo niente quando è uguale a 1, cioè per y uguale a meno 1 e per y uguale a 1 dobbiamo verificarlo, nulla si può affermare a priori, così come possiamo dire che per y maggiore di 1 la serie evidentemente per y in modulo maggiore di 1, la serie evidentemente non converge, diverge, ma molti docenti non amano molto questo fatto, preferiscono appunto solamente la risposta riguardante evidentemente la convergenza in questo caso assoluta. Ognuno ha, diciamo, le sue paturne, cioè no, ognuno ha le sue preferenze, giustamente, come è chiaro, come è evidente. Se modulo di y minore di 1 è l'intervallo di convergenza, questo significa che
il modulo di, al posto di y, di e elevato, il valore assoluto di x più 5 fratto x meno 5 meno x deve essere minore di 1, ma per note proprietà sui moduli questo vuol dire che e elevato il modulo di x più 5 fratto x meno 5, lo scrivo in piccolo ma spero si capisca, meno x deve essere compreso tra meno 1 e 1. Ora la disequazione di sinistra è verificata per un x appartenente ai reali, perché l'esponenziale è sempre maggiore di meno 1 di un numero negativo, quindi risolvere questa è come evidentemente risolvere la disequazione senza il modulo. Beh, credo che su questo fatto non ci siano dubbi, chiaramente. Ora, scrivendo al posto di 1 e alla 0, dobbiamo risolvere pertanto la seguente disequazione. Vedete che l'esercizio è semplice. Quello che può portare a qualche problema è possono essere eventuali lacune sulle disequazioni. Che uno studente arrivato a questo punto del programma, di quello che ha fatto, non dovrebbe evidentemente possedere. Quindi dobbiamo risolvere la disequazione x più 5 fratto x meno 5 in valore assoluto meno x minore di 0. Ripeto, ho scritto 1 come alla 0 e, visto che è un numero, vale 2,71 maggiore di 1, basta risolvere la disequazione dei rispettivi esponenti, è la disequazione esponenziale, chiaramente. Fare questo significa evidentemente porre il modulo di x più 5 fratto x meno 5 minore di x, e questa è la nostra disequazione con i valori assoluti, col modulo, eccola, che dobbiamo risolvere. Dunque, per risolverla, naturalmente, supposto x, se x è maggiore di 0, che è la condizione di esistenza di questa disequazione, dobbiamo risolvere un sistema di disequazioni che è questo. Appunto, x maggiore di 0 ce lo mettiamo, poi ci mettiamo x più 5 fratto x meno 5 maggiore di meno x, ed x più 5 fratto x meno 5 minore di x. Allora andiamo avanti. Per x maggiore di 0 dobbiamo risolvere due disequazioni fratte facili. Portiamo rispettivamente il meno x a sinistra, lo cambiamo di segno, l'x a sinistra lo cambiamo di segno, e abbiamo quindi da fare in entrambi i casi due minimi comuni multipli. In entrambi i casi il minimo comune multiplo è x meno 5, qui abbiamo un maggiore di 0, avendo un più x avremo che questo è un x più 5, x per x fa x quadro, meno 5 per x è un meno 5x. Così come questo x portato a sinistra diventa meno x, quindi avremo un x più 5, x per meno x è un meno x quadro, meno 5 meno x, questa volta è un più 5x, questa volta minore di 0. Allora le mettiamo a posto e le risolviamo separatamente. Naturalmente quando x è maggiore di 0 abbiamo un x quadro, x meno 5x è un meno 4x più 5, tutto fratto x meno 5, evidentemente maggiore di 0. Il numeratore della seconda esequazione fatta sarà un meno x al quadrato, 5x più x è un 6x più 5, tutto diviso x meno 5, tutto quanto minore di 0. Risolviamo separatamente queste due disequazioni fratte, tenendo presente che dobbiamo porre in entrambi il numeratore e il denominatore rispettivamente maggiori di 0. Allora, andiamo a annoiarci un po' con questa trattazione algebrica molto facile. Chiedo scusa. Faccio notare che vi faccio notare come l'equazione x quadro meno 4x più 5 uguale a 0 presenta un delta minore di 0, un discriminante negativo, perché abbiamo un b quadro che è 16 meno 4c, 16 meno 20 è meno 4, quindi abbiamo che il numeratore di questa prima frazione, quindi x quadro meno 4x più 5, è positivo per ogni x appartenente reale. Quindi possiamo dire già che x quadro meno 4x più 5, che è positivo, è fratto x meno 5, questa frazione è interamente positiva quando solo il denominatore è positivo, quindi quando x è maggiore di 5. E allora lo mettiamo direttamente come risultato della prima facile disequazione fratta. La seconda invece, poniamo il numeratore maggiore di 0, dobbiamo porre meno x quadro
più 6x più 5 maggiore di 0. Ma visto che c'è un meno davanti al quadro, moltiplichiamo per meno 1 ambo i due membri e cambiamo il verso della disequazione. Quindi vuol dire porre x quadro meno 6x meno 5 minore di 0. Allora, troviamone subito il discriminante dell'equazione associata a x quadro meno 6x meno 5 uguale a 0. Applichiamo la ridotta, troviamo direttamente le soluzioni che sono x 1 2 uguale a meno b mezzi, quindi 3, più o meno radice di 9, b mezzi quadro, meno ac che è un più 5, tutto fratto a, quindi fratto 1. In pratica viene fuori un 3 più o meno radice di 14 come soluzione, lo vedete? Quindi visto che la disequazione di secondo grado considerata è sicuramente verificata per valori interni, la soluzione sarà x compreso fra x compreso tra 3 meno radice di 14 e 3 più radice di 14, no? Essendo 3 più radice di 14 sicuramente maggiore rispetto a 3 meno radice di 14, chiaramente. Il numeratore è positivo ancora una volta quando x è maggiore di 5. Andiamo a rappresentare nel grafico segni il segno di questa, vedere dov'è che è negativa questa fratta. Abbiamo, attenzione che, allora, 3, dunque radice di 14 è un valore pari a 3 qualcosa, quindi questo è un valore appena appena negativo, 3 meno radice di 14. Poi abbiamo sicuramente la radice di 14, ripeto, è un 3 qualcosa, quindi quel 3 più radice di 14 vale 6, qualcosa, quindi in mezzo abbiamo il 5 e a monte, cioè più a destra, abbiamo il 3 più radice di 14. Questo lo rappresentiamo così, x compreso fa 3 meno radica 14 e 3 più radica 14, x maggiore di 5 lo rappresentiamo così. Andiamo a fare il prodotto di segni, meno per meno più, più per meno meno, più per più più, meno per più meno. Ci interessano evidentemente questi due intervalli col segno meno, perché ci interessa sapere dov'è che meno x quadro più 6x più 5 fatto x meno 5 è negativa, è minore di 0. Andiamo a scrivere la soluzione dei due intervalli nei quali la frazione è negativa. Abbiamo che x quindi è compreso fra 3 meno radice di 14 e 5 unione x maggiore di 3 più radice di 14. Tutto questo, questi tre risultati, x maggiore di 0, x maggiore di 5 e x compreso fra 3 meno radica 14 e 5 unito con x maggiore di 3 più radica 14, lo andiamo a mettere in un grafico intersezione, nel grafico sistema per vedere dov'è che il seguente sistema è verificato. Lo andiamo a fare subito qua. Allora abbiamo 3 meno radice di 14, poi abbiamo 0. Poi abbiamo 5, in fondo a destra il più grande, 3 più radice di 14. Allora, x maggiore di 0 lo rappresentiamo così, che tra l'altro è la condizione di esistenza di questa disequazione col valore assoluto. X maggiore di 5 lo rappresentiamo così, x maggiore di 3 più radice di 14 unito con x compreso fra 5 e 3 più radice di 14 lo rappresentiamo così. Tiriamo giù le linee, come potete vedere il sistema è verificato in un solo intervallo che è l'intervallo dell'estrema destra, cioè per x maggiore di 3 più radice di 14. Quindi avremo che l'intervallo di convergenza è x maggiore di 3 più radice di 14. Eccolo. Quello che va visto è che succede in x uguale 3 più radice di 14. Perché evidentemente solo così andiamo a stabilire se l'intervallo di convergenza assoluta è questo, quindi sarà 3 più radice di 14 più infinito. Quello che va visto è se questo 3 più radice di 14 è incluso oppure no. Allora, quando x è uguale a 3 più radice di 14, vi faccio notare, se evidentemente andiamo a fare i conti, dobbiamo evidentemente studiare che succede appunto a x uguale 3 più radice di 14. Andiamo a fare i conti. Ora è evidente che se andiamo a sostituirlo alla x, viene un vedete, verrebbe un 3 più radice di 14 più 5 fratto 3 più radice di 14 meno 5, tutto in valore assoluto meno 3 meno radice di 14.
È chiaro che questo 3 più 10 di 14 sarà un valore che annullerà questo modulo, immaginiamo, no? Infatti abbiamo un 8 più radice di 14 e un 3 meno 5 che fa meno 2 più radice di 14. Oh, il valore che stiamo considerando, al numeratore c'è un valore positivo e anche al denominatore è un valore positivo, quindi possiamo eliminare assolutamente il modulo. Se andiamo a fare questi conti, abbiamo un minimo premuto che è radice di 14 meno 2 e poi abbiamo un 8 più radice di 14, 3 per 2 6 meno o meno più 6. Abbiamo, come vedete, un meno 2 per meno radice di 14 è un 2 radice di 14 e poi abbiamo un meno 3 per più radice di 14 è un meno 3 radice di 14, radice di 14 per meno radice di 14 è un meno 14. Come potete vedere, abbiamo che radice di 14 più 2 radice di 14 se ne va col meno 3 radice di 14, 8 più 6 fa 14, 14 meno 14 viene 0, ma lo sapevamo già dall'inizio perché evidentemente 3 più 14 doveva essere uno 0 di quella che annullava quella quantità lì. Quindi quando io sostituisco al posto della x 3 più radice di 14 viene 0. Allora evidentemente ho uno e alla 0 tutto alla n che è un 1 alla n che è 1. Quindi in pratica quando x è uguale a 3 più radice di 14 sto studiando la seguente serie numerica che è somme per n che va da 1 all'infinito di n al quadrato, che però per la quale se è numerica non vale la condizione necessaria, cioè perché questa non è infinitesima e quindi è divergente. E pertanto, concludendo, l'intervallo di convergenza assoluta di quella serie di potenze è questo qua, 3 più radice di 14 più infinito.